Assessore, oggi possiamo dire che è una giornata di festa per Valfornace. Sì, oggi una bella giornata che arriva a conclusione di un lungo percorso che ci ha portato a ricostruire 156 solo qui a Valfornace, oggi ne consegniamo 48 e ricostruiamo finalmente questa comunità che era dispersa dopo l'evento sismico. Un fatto importante, un segnale di speranza non solo per Valfornace ma per tutto il territorio, che noi vogliamo fare in modo che possa essere ripopolato, ricostruito nel più breve tempo possibile, ovviamente data la situazione che conosciamo tutti qual è. Un'emozione particolare, abbiamo forse la persona più longeva che riceve, che è assegnatario di una SAI in tutto il cratere, che ha 105 anni, ancora da lì si vede anche lo spirito di voler tornare nei nostri splendidi paesi, quindi ringrazio tutti, un ringraziamento al commissario Parò De Micheli, alla regione, tutte le ditte che hanno lavorato, anche gli operai che sono stati qui con il freddo, con il caldo, che hanno fatto sì che si avvenisse un sogno per noi, per la nostra amministrazione. Io ringrazio tutti, Protezione Civile, sicuramente scordo qualcuno, abbiamo il direttore dei lavori, abbiamo i progettisti, e tutte le persone che ci hanno seguito lungo questo percorso. Sì, sono felice di assistere sempre più spesso, fortunatamente, a questi momenti dove le comunità si ritrovano, dove lo Stato conferma i suoi impegni, con l'umiltà di sapere che a volte le cose non sono perfette e che dobbiamo continuare a sforzarci di migliorarci. Però quando si raggiungono questi obiettivi mi fa piacere che tra di noi, perché io un po' mi sento parte di questa comunità, ci rendiamo conto che le cose che ci siamo dette le stiamo facendo. Ieri abbiamo anche approvato un'ordinanza ulteriore di semplificazione per la ricostruzione privata, semplificazione delle procedure dei comuni che sapete hanno un ruolo importante per il rilascio di alcune autorizzazioni. Continuiamo a concentrarci nell'analisi dei problemi che emergono tutti i giorni, provando ad affrontarli tutti i giorni.